Benvenuto a Lunch Press, con trasmissione di Edoardo Mator. Cazzo guardi, altra trasmissione. Pausa pranzo? Nessuno può tenerti compagnia meglio di Lunch Press. Seguici da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 13.45. In studio ci saranno Edoardo Maturo ed Emanuele Frigerio, con tanti ospiti a tinte rossonere. Qualora ti dovessi perdere qualcosa, non disperare. Puoi seguirci in differita su YouTube oppure su Spreaker e Spotify in podcast. Martedì 2 marzo, bentornati su Radio Rossonera. Oggi altra grande giornata qui sulla vostra radio preferita, perché tra pochissimo a Lunch Press avremo ormai un grande amico di Radio Rossonera, Andrea Scanzi, ma soprattutto, ragazzi, perché oggi ci siamo liberati di Frigerio e accanto a me, alla mia destra, Beatrice Sarti. Ciao a tutti. Un raggio di sole povero in questa... Povero Ema. Gli staranno fischiando le orecchie, povero Ema. Oggi, allora, ragazzi, è una grandissima giornata, Bea, perché tu lo sai, insomma, sono tanti gli appuntamenti, siamo abituati, eccetera, eccetera, ma oggi comincia Sanremo, no? E siamo... Imperdibile. Come? Non sei contenta sì, che comincia? Sì, anche perché non c'è mai nulla in TV. Quindi è un qualcosa che, dai... Ah, ma che, davvero? Ieri sera è finito un programma eterno, lunghissimo. Cioè? Ieri sera, dopo ben 6 mesi, è finito il Grande Fratello. Campane ah, a festa. Non sono aggiornato. Neanche io, ok. Speriamo che l'anno prossimo Ibra non partecipi al Grande Fratello, perché 6 mesi senza di lui comincia a diventare preoccupante. Io comincio a dare il benvenuto a tutti quelli che si sono già messi in collegamento da noi. Però, Bea, a proposito di Ibra, la notizia di ieri in realtà è che ne avrà per 20 giorni. Sì. Ne avrà per 20 giorni. Tra 10 giorni c'è il nuovo controllo e poi vediamo quello che dicono. Lui ci ha abituato spesso a dei recuperi un po' più veloci, però ricordiamo che ha 39 anni e soprattutto è un giocatore che forse recuperando troppo facilmente... vedi che ne sta avendo diversi nel giro di poco. Ma ragazzi, a proposito di musica, non potevamo esimerci da invitare uno dei più grandi esperti di musica in Italia e non solo, direi. Andrea Scanzi, ciao Andrea. Ciao ragazzi, ciao, buongiorno. Ciao. Bentornato su Radio Rosso. Ci sei mancato, Andrea. Anche voi ragazzi, mi è mancato un po' anche il Milan dopo lo Spezia, per essere sincero. Volevo dire, ci hai abbandonato nel momento più buio, abbiamo navigato così nelle acque agitate per un paio di settimane, quindi abbiamo tantissima carne al fuoco, sì. però su Sanremo che ci dici, sei contento che comincia? Ma scherzi, non vedo l'ora, sono proprio qui che fremo, è proprio la musica che adoro, non vedo l'ora. Allora, devo riconoscere ad Amadeus che ha fatto un parterre un po' più svecchiato rispetto al solito, quindi qualche nome buono c'è. Però ma tra i cantanti o tra gli ospiti, dici? No, tra i cantanti qualche nome cosiddetto alternativo c'è, quindi un 5-6 nomi secondo me che possono fare delle buone cose ci sono. Tra gli ospiti, beh, devo dire che se non ci fosse stato il nostro mitico Ibra sarei stato più contento, ma so che l'abbiamo già La cosa tanto. Brutta poi sai cos'è, Andrea? Che Ibra, dobbiamo dirlo, Bea, purtroppo, sì. Non ci voleva, ha anche fatto finta di infortunarsi per non avere problemi questa settimana. Ibra è così? Sì, sì, ma allora quello è stato... Ah, eccolo, c'è addirittura Ibra, scusate. Buongiorno Ibra. Sì, buongiorno. Così, ho fatto la finta di infortunarmi, come ho detto ieri, rispiego per il grandissimo Andrea. Ho fatto come, non so, se tuoi figli, come fanno tutti i figli quando si svegliano la mattina che non vogliono andare a scuola, iniziano, oh, mi fa un pochino male la pancia, no? Io ho fatto un piccolo stiramisce, sento un dolorino, e poi piano piano mi ha tolto, ho fatto finta anche con ghiaccio in panchina,
Quindi bene, posso far Sanremo senza che nessuno dice niente. Che no? Vergogna, mamma mia Zlatan, che vergogna. Ma senti, ho una curiosità io a proposito di Sanremo, ma avrai una valletta tu o come funziona questa? Sì, sì, sorpresa per voi, il mio valletta sarà, indovina chi, vediamo se indovini tu. Non lo so, ho quasi paura. Bea, tu Belen, chi? Non è Belen, no. Bea, non è Bea. Non è Bea. E siamo così, ecco. Ecco, questa, beh, questa tra l'altro con i suoi outfit fantastici ce lo vedrei bene Samu a Sanremo. Sì, eh? Sì, ci starebbe bene. Pensa, gli abbiamo fatto tatuare anche la farfallina e il suo interno coscia. che bel momento. Okay, sì. Punti bassissimi qui su Radio Rossone. Va bene, allora torniamo dopo da Ibra, perché Sanremo, non so voi, ma inizia oggi, a me mi ha già rotto. Veniamo invece ai temi di campo. Andrea, dicevamo, abbiamo passato due settimane un po' così, no? Dalla partita con lo Spezia in poi. Tu che idea ti sei fatto? Cos'è successo? Si è parlato molto, è una questione di testa, una questione di fisico, posto che le due cose si possano separare. Tu che idea ti sei fatto? Non sono riuscito a capirlo, perché ci sta un calo, ragazzi, ma non una luce che si spegne in maniera così totale e improvvisa per due settimane. Premesso che a me ha fatto più male la sconfitta con lo Spezia che non quella con l'Inter, semplicemente perché con l'Inter ci sta di perdere, mentre con lo Spezia non esiste al mondo buttar via tre punti in quel modo, giocando veramente male, perché è stata la partita credo più brutta del Milan di questa stagione, ma diciamo da un anno a questa parte, non solo di stagione. E non sono riuscito veramente a capire cosa sia successo. Sai, dopo averla vista domenica sera, soprattutto nel primo tempo, continuo a non aver capito che diavolo sia successo, perché il Milan con la Roma, soprattutto nel primo tempo, ha giocato in maniera splendida. È tornato un Milan di altissimo livello, sì. Quindi non capisco che sia successo con lo Spezia, con la Roma. Anche con la Stella, con la Stella Rossa. Mamma mia. Terribile, il secondo tempo soprattutto di entrambe le partite in superiorità numerica è stato a tratti imbarazzante, poi improvvisamente trovi la Roma, che è vero, è allergica ai big match, però è comunque la Roma, gioca in casa, se vince praticamente ti raggiunge, entra bene in zona Champions League e fai la partita, non dico del secolo, ma un'ottima partita. Non riesco a capire che sia successo, faccio i complimenti a Pioli perché ha recuperato bene psicologicamente la squadra, però quelle due settimane qualcosa. Beh, ma lo è sai curioso, che, poi mi fermo. Lo sai che è settimana curioso, scorsa nel momento in cui avevamo recuperato. Dimmi. No, che ci sono dei problemi, quindi ti vengo sopra perché c'è un po' di ritardo, perché hai citato Pioli. Okay. Ti volevo far sapere che settimana scorsa c'era già gente che voleva lanciare l'hashtag Pioli out. No, ma lo so, i social li frequento come voi, figurati. Ma sai, un dramma. Cioè, c'è anche gente che dopo l'infortunio di Ibra di domenica pensava davvero che l'avesse fatto per finta. Cioè, siamo nel mondo dell'insondabile, cioè, è così. Io credo che Pioli qualche errore l'ha fatto come tutti noi, però ha ragione quando ricorda in ogni intervista che se ci avessero detto a ottobre, a fine febbraio, inizio marzo, saremo secondi a 4 punti dalla prima, noi avremmo firmato col sangue. Ma quindi chiunque. Queste cose ricordiamocele. Ma certo, è ovvio. Assolutamente. Solo che il tifoso, quando fa la bocca a stare lassù, poi vede 10 giorni di nero, perché di fatto è stato 10 giorni di nero, e quindi Pioli out, Ibrahimovic. Ma no, ma finge. È mancato l'equilibrio al Milan, perché come dice Andrea, cioè c'è stato un tracollo verticale, poi siamo tornati su, non c'è un andamento esattamente. Perché hai avuto il tracollo nella settimana attesa da tutti, no? Era la settimana del derby, e quindi il tracollo in quel momento è stato il peggiore. Magari la settimana prima ancora sarebbe passata un po' più. Ma secondo te, Andrea, se l'età media del Milan fosse stata leggermente più alta, ci sarebbe stata una reazione diversa? Perché molti dicono, ha preso quelle scopole con lo Spezia, c'è stata paura ai ragazzi giovani che non sapevano come gestire questa cosa. Tant'è vero che se guardate, secondo me l'immagine simbolo di domenica è quella in cui Ibra entra in campo, raggruppa i ragazzi a centrocampo, cosa che non aveva mai fatto prima quest'anno, e il Milan, come dici tu Andrea, l'ha approcciata con la Roma in tutt'altra maniera. È possibile che, essendo una squadra molto giovane e inesperta, abbia sofferto troppo il tracollo con lo Spezia. Secondo me c'è stata anche una certa supponenza, che voi ricordate meglio di me, soprattutto quando la settimana prima,
forse col Crotone, ma non mi ricordo bene, Calabria si è fatto ammonire e ha quasi esultato perché avrebbe saltato la partita con lo Spezia. Sì. Ecco, quello è il ragionamento che non va fatto mai nella vita, perché sembrava che noi allo Spezia sì, ci saremmo, esatto. Cioè, avremmo affrontato lo Spezia, tipo vabbè dai, è così, un pro forma, così salto lo Spezia e mi scateno con l'Inter. Sì, però prima vincila con lo Spezia la partita. Anche perché vale sempre tre punti alla fine, eh? Esatto, esatto, non solo, spesso i campionati li vinci proprio non buttando via i punti nelle partite cosiddette facili, che poi facili non sono mai. Io credo, se bisogna trovare due difetti nel Milan attuale al netto dei cali psicologici, e non so se siete d'accordo, però uno mi fa veramente arrabbiare e l'altro paura che sia un errore. Il primo è la preparazione fisica, ma non perché abbiamo smesso di correre una o due settimane fa, ma secondo me gli infortuni sono troppi, ragazzi. Non è possibile che noi ogni partita... Se tu dici non è più sfortuna... Edoardo, io non me la ricordo una squadra che ogni settimana e si rompe quello, poi si rompe quell'altro, non fa in tempo a recuperare e si rirompono. Più che altro sono tutti muscolari, tutti i denti. Esatto, bravissima, bravissima, esatto. Sì, certo, se uno si rompe per uno scontro ci sta, però mi sembrano tutti infortuni simili, primo difetto. Il secondo, e vi ricordate che ce l'eravamo detti, a gennaio secondo me grande acquisto Tomori, Meite va, ma soprattutto io comincio a pensare che su Mandzukic ci abbiamo un po' sbagliato, perché l'idea che faremo un mese o poco meno senza una punta di ruolo, perché la riserva di Ibrahimovic sta peggio fisicamente di Ibrahimovic, ecco, non mi sembra essere stata una grande pensata della società, temo, eh. Sì, sì, poi io ad esempio personalmente ero tra gli sponsor dell'acquisto di Mandzukic, però anch'io, hai ragione tu, Andrea, fino adesso... Anch'io ho sbagliato, no, ma infatti faccio una critica anche a me stesso, speravo che arrivasse meglio, poi per carità, adesso rientra fra 7-10 giorni, fa una gara della vita, mi sembra onestamente un po' indietro, e se tu hai bisogno di sostituire una punta straordinaria come Ibra con uno che deve essere già in forma, se questo ti entra in forma a maggio... A cosa ci serve Mandzukic? La mia paura è quella lì. Scusate, a proposito di Ibra, torno un attimo da lui, perché non so se avete sentito, stasera o comunque una di queste sere si esibirà sul palco dell'Ariston insieme a Sinisa Mihajlovic. Non so se Zlatan hai magari un antipasto, ci puoi anticipare qualche cosa? Cosa sì, canterete? Sì. C'è anche Sinisa con me, se vuoi facciamo un duetto veloce. Sì, sì, cosa cantate? Cantiamo Io Vagabondo. Io Vagabondo. Che, diciamolo subito, canteranno veramente Io Vagabondo, sì. Da quello che ci risulta. No? Sì, questo sì, lo diciamo subito. Teniamo le mani avanti. Contratto. Esatto. Vai, sì. Chi è che attacca, Sinisa o Zlatan? No, Zlatan, che coppia esplosiva, tra l'altro. Che bei momenti. Vai, prego, maestro. Via con la base. Via con la base, vesticchio, vai. Io, vagabondo che son io. Vagabondo che non sono altro, sta con la treccina di palazzo e la uso per frustare Dalot, che non azzecca neanche un passaggio, è quasi peggio di Orsolini, soldi in tasca non ne ho, per cui ho comprato Mandzukic. Grazie, grazie mille. Primo posto a Sanremo, direi. Sì, questa vince, grazie. Fuori categoria proprio. Un bel testo, forte. Andrea, ti chiedo scusa per tutto il disagio che ti facciamo, a cui ti esponiamo durante questa... Mi diverto come un bambino con voi, no, che scusa, fatelo più spesso. Senti, però... Mi intometto un secondo, ma Andrea non gliel'hai spiegato la cosa dei calciatori usa e getta per motivare gli infortuni? No, mister, prego, esponga... Mister, buongiorno. Buongiorno, mister. Buongiorno, Andrea. No, cioè non è che io ho sbagliato, cioè io Zlatan, non è che Zlatan ha sbagliato preparazione, è che il Milan è la prima squadra in tutta la storia del calcio che utilizza calciatori usa e getta, praticamente vanno in infermeria, tornano, fanno una partita e poi sono da buttare. Ma mi sembra molto bello, grazie. È un approccio nuovo, noi comunque siamo sempre all'avanguardia. Sì, noi stavamo pensando infortuni, preparazioni, poi arriva il mister e ti spiega che è tutto, ragazzi, semplice, ma cosa tutto semplice. Scusa, per chiudere il discorso Sanremo, così dopo salutiamo anche Daniele, però so che ci sarà anche un cantante nuovo, anzi l'ultima volta che è stato qua Andrea Scanzi avevamo fatto proprio le audizioni. Oggi abbiamo ancora un cantante, vero Zlatan? Perché siamo ancora in tempo per iscrivere l'ultimo cantante sul photo finish. Sì, vuoi quello sudamericano o quello inglese? Tutte e due, facciamoli. Sarebbe il festival della musica italiana, però vabbè, facciamo quello che vuoi. Zlatan ha cambiato le regole, no? Certo.
Buongiorno, buongiorno. Allora, io sono Andrea da San Paolo. San Paolo. No, Daniele, San Paolo, Daniele da San Paolo. Ah, sì, scusa, Madonna. Credo Daniele, credo, sbaglia anche i nomi ormai, Daniele. Sì. Esatto, esatto. Qua gli sbalzi di personalità si iniziano a far sentire. Probabilmente pensavo di imitare Andrea Scanzi, quindi ho detto Andrea. Ma... prima o poi lo potremmo fare, però. Scanzi contro Scanzi, non sarebbe male. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Vabbè, Daniele, allora io, vai. Io mi presento con il mio nuovo singolo che si chiama... è preso un remix del cantante Mischiglia, perché Mischiglia con doppia L. È la pronuncia sudamericana, sì, certo. Esatto, e si chiama Maracanã. E fa così, fa: questa sera c'è delirio al Maracanã, da qua fuori vedo già tutta la polizia, le esplosioni, i feriti sono qua e là, no. E basta. Testo no, meraviglioso questo, anche sì, questa volta. Un po' bello, crudo, un po' bello. Crudo, un po' crudo. No, andiamo veloce sull'altro, perché dei due ne entrerà solamente uno. Buongiorno, posso... Io... scritto una canzone in inglese un pochino remixata, però adattata ai giorni nostri. Sì. Come ti chiami innanzitutto? Ciao, come ti chiami? Io mi chiamo davvero Andrea da Londra. L'avrei detto, non so perché. Ho capito dove è stato l'errore di esatto. Personalità di prima. Va bene, Andrea da Londra, cosa ci canti? Allora, si chiama Stand By Me. Ah, però... So, when the night is calm and the land is dark. Aspetta, e Tassotti, non riesco più a leggere Google. Com'è che cambia pagina, Mauro? Niente, si è bloccato Gobbo. Però la pronuncia in inglese è buona questa volta, sì. Andri. Almeno sai cosa hai cantato, sì. No, allora, perché i Tassotti, che parla meglio di me in inglese, ha scritto le parole come si pronunciano, no? Tipo when, scritto UN. Ah, ok. Sì, e allora penso che traduzione è facile, fai quando è giorno e hai tanto no, fame e sei già andato via. No, sei fuori strada, va bene, si ripresenti. Mm. Salutiamo Daniele Sporchi, Akali Nicborini e altri supereroi. Ciao ragazzi, ciao. Un abbraccio, grazie, ciao, buon proseguimento. Ciao Andrea, grazie. Ti vogliamo a tutti. Bene. Ciao. Dopo un Bravissimo. Po' di risate, però, Andrea, dopo un po' di risate dobbiamo tornare sugli argomenti un po' più seri e vorrei aprire con te il grande capitolo Alessio Romagnoli. Perché appunto era da qualche settimana che i tifosi chiedevano di mettere a riposo il capitano ed effettivamente Tomori ha giocato poi contro la Roma, forse è stato il migliore in campo. Io quello che voglio capire da te, Andrea, è dal punto di vista psicologico che cosa è successo, cioè, come la gestisce una situazione del genere il mister Pioli, perché da una parte hai... dei giocatori che sono evidentemente più in forma in questo momento, dall'altra hai degli equilibri della squadra da rispettare. Come si gestiscono queste situazioni? Si gestiscono male, si gestiscono facendo capire alla squadra che essere messi in panchina ogni tanto non è lesa maestà, non è reato, ma succede a tutti, è successo a qualsiasi giocatore o quasi a qualsiasi giocatore. Io credo che tenere un po' in panchina Romagnoli in questi giorni, in queste settimane, sia fare un favore alla squadra ma anche a Romagnoli, ma non lo dico con ironia, per me Romagnoli è un grande giocatore, un giocatore che probabilmente non è sbocciato appieno quanto tutti noi speravamo, è un giocatore che effettivamente quest'anno qualche sciocchezza l'ha fatta, qualche rigore agli avversari lo ha dato, lo ha regalato, è un giocatore che non viveva la fase migliore della sua carriera e per questo secondo me Pioli ha fatto bene, ha avuto coraggio e ha tutelato, insisto, la squadra ma anche Romagnoli. Tra l'altro ha anche dato fiducia a un giocatore che è veramente, toccando mille ferri, un ottimo acquisto, perché sono d'accordo con voi, Tomori per me è stato il migliore in campo con la Roma, quindi io direi a Romagnoli, ma soprattutto ai tifosi, di avere un minimo di misura, cioè mettere in panchina un giocatore non significa che quel giocatore è un brocco, è finito e va punito, significa che non è in forma. Scrivere Romagnoli out, Romagnoli basta, è sopravvalutato, esiste un po' di misura. Io mi ricordo persino Van Basten avere sbagliato qualche partita, mi ricordo persino Maradona avere sbagliato qualche partita, non sto dicendo che Romagnoli sia paragonabile a Van Basten, cioè, però secondo me è un patrimonio della squadra, nel frattempo facciamo giocare quelli che sono più in forma. Arrivo a dire che a volte si potrebbe applicare questo schema anche a Ibrahimovic, cioè io Ibrahimovic lo adoro, ma se tu vedi che Ibra non è in forma,
E pazienza, vorrà dire che metterai Leao prima, o metterai un altro giocatore, o cambierai ruolo. Cioè, gli intoccabili non esistono in nessun campo dell'esistenza, men che meno nel calcio. Prima il bene del Milan, anche mi viene da dire. Anche perché se Romagnoli ti serve, poi che fai? Esatto. Ti serve Romagnoli, quindi non puoi permetterti di perderlo. No. Però quello che vorrei capire, secondo te, Andrea, con l'Inter sarebbe finita in maniera diversa, perché... prima della partita con l'Inter si è parlato tanto di Tomori Romagnoli perché per caratteristiche dell'avversario si diceva Lukaku, comunque gli attaccanti dell'Inter vanno anticipati, quindi ci vuole un tipo di giocatore un po' più esplosivo. Effettivamente Tomori ha il piede un po' quadrato, questo va detto, ragazzi. Però dal punto di vista dell'esplosività, della velocità, che... è molto molto bravo. Secondo te sarebbe finita diversa con Tomori in campo al posto di Romagnoli? Io non ce l'ho la risposta, ragazzi, però fatico a dire che senza Romagnoli e con Tomori al suo posto avremmo pareggiato o vinto. Per carità, sicuramente avrebbe fatto meglio, Lukaku ha letteralmente umiliato Romagnoli, quindi se non ci fosse stato sarebbe stato bene anche per Romagnoli in quella partita, sì. Però l'Inter è più forte di noi, c'è poco da fare. Poi, per carità, puoi indovinare la partita, ma lì si è incastrato tutto quello che non doveva succedere. Chi era che è per me un ottimo giocatore, ha sbagliato tutto dopo 5 minuti. L'Inter è andato in vantaggio dopo pochi minuti, che è esattamente quello che vuole la squadra di Conte, perché va subito in vantaggio, sei costretto a sbilanciarti e loro giocano di rimesse e contropiede, perché non è che Conte sia esattamente Mourinho, no, o più ancora Guardiola come stratega. È uno furbo, è uno efficace, ma insomma... Quando la squadra e la partita si incanala in quel modo lì, hai voglia di mettere Tomori? Secondo me era difficile. Noi abbiamo fatto degli straordinari primi 5 minuti nel secondo tempo. Mi sembra un po' poco per pareggiare o vincere con una squadra che purtroppo ho sempre pensato essere la stragrande favorita di quest'anno. Però adesso come si gestisce questa situazione? Perché appunto abbiamo detto Tomori migliore in campo contro la Roma... che succede adesso a Romagnoli? Rientrerà in squadra piano piano? Domani gioca. Domani gioca già. Tomori. Quindi riposa Kier, ma... dalle probabili. Ok, sì. Perché qualcuno effettivamente dice la coppia del futuro del Milan può essere proprio Romagnoli-Tomori, proprio perché Kier quest'anno, al di là diciamo della forza del giocatore, però l'età e qualche acciacco fisico, insomma, fanno guardare il Milan già al futuro. Secondo me il problema non si porrà, perché siamo costretti all'alternanza, un po' perché abbiamo un sacco di impegni e ci aspetta lo United, che era ovviamente la squadra da evitare nel sorteggio. No, lo so. E quindi comunque siamo costretti all'alternanza, un po' abbiamo una sfiga tale per cui spesso siamo costretti a fare l'alternanza perché qualcuno si infortuna. Kier, tra l'altro, non è esattamente il ragazzo più sano, purtroppo, per lui e per noi del mondo. Quindi credo che semplicemente dovremo alternare. Se giochi ogni 3 giorni, non puoi far giocare ogni 3 giorni Kier. Non esiste sulla faccia della terra. Io sono anche convinto che pure Ibrahimovic abbia pagato il fatto che aveva giocato giovedì con la Stella Rossa. Ci sono dei giocatori che non possono fare una partita ogni 3 giorni, quindi Romagnoli sarà utilissimo e vedrai che il turnover sarà fatale, sarà fattuale, direbbe Feltri. Pensa l'anno prossimo, se dovesse andare tutto bene, ovvero Milan in Champions League, in cui non puoi in Champions League andare con le riserve come facevi nei gironi. Pensa con questo problema che alcuni non possono giocare 3 giorni. Però in Champions League, allora ne approfitto subito per fare la domanda, in Champions League ci si presenta con Tomori Romagnoli? È una coppia da Champions League? In Champions League ti presenti con i migliori. Sì, nella fattispecie Romagnoli-Tomori è una coppia che... In questo momento puoi pensare che la coppia migliore è Kier-Tomori per quello che hai visto a Roma e quello che hai visto negli ultimi tempi, però... Romagnoli può sempre migliorare, le cose cambiano talmente velocemente. Perché alcuni tifosi invece non credono questa cosa, Bea. Alcuni tifosi dicono sì, Romagnoli è un buon giocatore, ma questo è arrivato al può al essere suo. Ne avevamo parlato anche con te, Andrea, se non ricordo male, di questa cosa. Sì, è vero che 2 o 3 anni fa eravamo convinti che sarebbe esploso di più. Questo è possibile che lui abbia raggiunto un livello massimo, non dico quello con l'Inter, ma insomma quello di 6-7 mesi fa. Però credo che una squadra, a meno che non sia il Real Madrid del secolo o il Barcellona del secolo, non sia fatta soltanto di fenomeni. Io uno come Romagnoli, che è relativamente giovane, me lo terrei. Dopodiché in ottica Champions League, incrociando mille dita e facendo tutte le scaramanzie del caso, è ovvio, ragazzi, che se noi ci qualifichiamo dovremo fare parecchi acquisti. Non possiamo andare a giocare in Champions League con questa rosa, quindi forse il problema del chi mettiamo adesso tra Tomori e Romagnoli è prematuro, perché è chiaro che se vai in Champions League devi comprare almeno 4-5 giocatori decisivi
e probabilmente devi cominciare anche a capire che certi giocatori over 35 o giù di lì, beh, non è che ci puoi fare tutto questo affidamento, riguarda Manzo, che ci riguarda Kier, e temo riguarda... ma Ibra, Ibra, cioè, ci stiamo girando intorno, Andrea, Ibra può diventare un problema per il Milan? Che, allora, cioè, Ibra no, è problema nella stessa frase, un po', però un po' hai capito la provocazione? No, ho capito perfettamente, per me non sarà mai un problema Ibra, anche perché lo adoro e lo difendo anche quando non sarebbe difendibile, però parliamoci chiaro. L'Ibrahimovic che noi abbiamo ammirato più o meno nello stesso periodo di adesso nel girone d'andata, quindi quello che ha fatto delle cose clamorose con la Roma, con l'Udinese, quello che sbagliava ma poi faceva cose clamorose col Verona, quello che ha fatto delle cose straordinarie col Napoli ma che poi si è infortunato col Napoli, beh, quell'Ibra lì noi non l'abbiamo più visto quest'anno, è tornato, però io non me lo ricordo. Sì, ha fatto un gran gol con l'Inter nella gara di Coppa Italia, sì, ha fatto qualche gol neanche troppo influente col Crotone, però tocca ammettere che quell'Ibra straordinario visto con la Roma e col Napoli non si è più visto. E non solo, lo dico con massimo rispetto nei confronti di Ibra, per certi versi il miglior Milan è stato quello che è arrivato dopo il Napoli, cioè quello senza Ibra. Quello che è stato costretto a giocare senza Ibra, a cambiare un po' schema, a trarre il massimo da giocatori che ci stavamo attendendo, come Leao, come Salamakers, e quindi mi viene da dire che purtroppo il Milan dovrà cominciare ad abituarsi a giocare senza Ibra, sperando che duri in eterno. Però ragazzi, non ci puoi fare affidamento. In eterno, però, stavo leggendo le statistiche, quest'anno ne ha saltato 18 per infortunio, appunto, ne ha giocate 21, praticamente il 50%. Anche perché dopo Napoli aveva avuto quella ricaduta prima del Sassuolo, che ricordo che il venerdì pomeriggio anche lì dramma. Però se sulla garanzia di affidabilità, appunto, abbiamo detto, ne gioca più o meno il 50%, i gol dicono 16 gol in 21 partite. Ragazzi, cioè questo segna. Però in quel momento in cui lui si infortuna, ricaduta, e la squadra va a Sassuolo e poi affronta le altre partite senza di lui e vince, secondo me è stato un momento molto decisivo per questa squadra. Sì, però quello che sta dicendo anche Andrea, penso, cioè, no, non è eterno comunque. No, ma infatti in realtà stiamo più o meno dicendo la stessa cosa, cioè paradossalmente dal Sassuolo in poi questa squadra ha dimostrato di poter vivere anche senza Ibra, che non vuol dire chi se ne frega di Ibra, tanto giochiamo senza, per carità, però voglio dire che effettivamente quando si è rotto per 2-3 mesi nessuno di noi avrebbe detto adesso faremo un filotto di partite incredibili, e l'abbiamo fatta, perché abbiamo fatto delle partite straordinarie fino alla Juve, poi con la Juve ci mancava mezza squadra, l'abbiamo persa, con l'Atalanta tanto è la nostra bestia nera, però voglio sperare, non sono sicuro, voglio sperare che da domani riscatti quel meccanismo lì. La dico più dritta, ragazzi, poi magari non siete d'accordo, sì. Secondo me è molto più indispensabile un che sì o, non lo so, il miglior Çalhanoğlu o Theo Hernandez rispetto a Ibrahimovic. Questa squadra senza... Sì, ma anche adesso questa squadra senza che sì non può giocare. Credo che senza Ibrahimovic invece possa ma giocare. Anche perché che sì, ragazzi, anche Hakan, cioè gli ultimi 10. Hakan è in flessione, ma secondo me sta forma, pagando, sì, sta pagando il Covid, perché il Covid comunque è qualcosa che ti abbatte. Poi lui l'ha avuto da sintomatico. No, e poi ti abbatte ed è una cosa persistente, sì. Per settimane c'è questa sensazione di stanchezza che non se ne va, quindi ai tifosi dico portate pazienza su Hakan, sì. Perché evidentemente sta pagando eccessivamente il... Ma vedi, anche questo è curioso, Edoardo, perché veramente i tifosi sono bizzarri. No, ma ti do ragione, è curiosa questa cosa che non si perdona Çalhanoğlu di non essere in forma. Ora, è ovvio che sono arrabbiato se lo vedo giocare da 5, certo. Ma vorrei ricordare al mondo e a tutti quelli che ci stanno ascoltando che esiste una cosa che si chiama Covid. Quando il Covid purtroppo prende malino le persone, e i calciatori sono persone, ci si mette un mese anche più a ritornare a correre sul tapis roulant. Io ho degli amici che dopo un mese e mezzo hanno il fiatone, sì. Quando mi lasciano le note vocali. Ora, non dico che Çalhanoğlu sia un ragazzo normale, perché si allena dalla mattina alla sera, ma il Covid ti devasta a livello polmonare, quindi ci sta, se l'hai preso da sintomatico, metterci un po' di tempo per guarire. Sì, io conosco della gente. Poi credo che incida sulla eccessiva critica ad Hakan anche la situazione rinnovo. Lì volevo arrivare, perché e anche Romagnoli, aggiungo, perché anche Romagnoli sta entrando in questo loop, deve rinnovare il sì, contratto. Però Hakan è come Gigio, veramente siamo a marzo, quindi credo che incida anche un po' l'insofferenza per quello su Hakan. Però secondo me adesso che non c'è, vedere Brahim, la differenza la vedi tantissimo, con tutto il rispetto per Brahim che è un giocatore talentuoso. Tra l'altro Çalhanoğlu si parla però di un interesse del Manchester United, qui c'è da capire quanto è fondamentale Çalhanoğlu per questo progetto, Andrea, perché
il giocatore è forte, su quello non si può discutere, ma quando è, quanto è fondamentale? Cioè, se arriva una squadra in questo momento che mette i soldi sul piatto, Çalhanoğlu se ne va, il Milan che fa? Allora, se resta Pioli, e spero che resti, perché se andiamo in Champions ci mancherebbe altro, credo che Pioli lo reputi non indispensabile, di più. Quindi se resta Pioli, secondo me faranno di tutto per tenerlo. Se poi lo domandi a me, io credo che il miglior Çalhanoğlu sia indispensabile, dopodiché se lo United arriva con una carrettata di soldi enorme, io Donnarumma lo blindo sempre. Çalhanoğlu un pensierino tutto sommato lo faccio, perché magari lo vendi a una cifra spropositata e ci compri un giocatore che è forte quanto Çalhanoğlu, e per me lo trovi. Non lo trovi un altro Donnarumma, no, un altro Çalhanoğlu secondo esiste. Me lo... No. Alessandro Brocchi, Ibubà dice: confermo, personalmente ci ho messo 40 giorni per tornare a livello di forma pre-Covid. Cioè, su questo, certo, ragazzi, bisogna veramente capire. Ma perché capire spesso le persone si dimenticano che i calciatori sono persone. Ma anche brava, questo per quanto riguarda il Covid, ma anche per quanto riguarda il rinnovo contrattuale. Cioè, spesso si sta a guardare, ma Gigio, le prestazioni di Gigio si valutano sempre in base a quello che è il suo stipendio, come se fosse una colpa per Gigio guadagnare quei soldi. Di fatto è il mercato che fa il prezzo, no, dei giocatori, Andrea. Ma ragazzi, funziona così la vita, il mondo, il lavoro, funziona così. In un mondo ideale, 30, 40, 50 anni fa, il calcio era fatto anche da bandiere, da giocatori che non si muovevano mai e quindi si accontentavano, tra virgolette, anche di stare in quella squadra perché era già un premio. Adesso non funziona così. Io posso anche dire, accidenti, quant'è esoso Donnarumma, quant'è esoso Raiola, che sicuramente non è la persona più simpatica del mondo, però fanno il loro lavoro. Cioè, anch'io nel mio piccolo, se io ricevo una proposta televisiva da un talk show o da un programma, non è che io dico: guardate ragazzi, vengo a 10 euro perché vi adoro. No, tenti di massimizzare il tuo ritorno. Certo, dico alla mia manager: ottieni il massimo. Poi, per carità, magari c'è un limite etico, non chiederei mai 30.000 euro a puntate, magari forse Donnarumma non dovrebbe chiedere le cifre che chiede, ma lo capisco, è il più forte del mondo per quell'età lì e non solo. Quindi fa bene a tirare la corda. Mi dispiace da tifoso milanista, però credo che al suo posto farei lo stesso. Tanto comunque ragazzi, noi i soldi per pagare gli stipendi ce li abbiamo, per cui qual è il problema? No, scherzi a parte, certo. Scherzi a parte, voglio arrivare lì, Andrea, perché insomma se ne sta parlando. Suning, l'Inter, stanno succedendo delle cose, soprattutto in Cina. Anche qui, che idea ti sei fatto? C'è la possibilità di vedere l'Inter in Serie D alla fine di questa stagione? Beh, fai una domanda molto tendenziosa, dico la verità. Allora, diciamo che osservo con una certa curiosità questi drammi economici della società nerazzurra. Diciamo che gli auguro ogni fortuna, ma non sono qui che piango mentre leggo queste notizie. Quindi sto osservando e quello che leggo non mi sembra così chiaro. Cioè, mi sembra che la situazione societaria dell'Inter non sia cristallina e sia anche molto 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 complicata. Poi come ne usciranno non lo so, in termini di giustizia sportiva non lo so, però mi sembra una situazione molto grave. Cioè, forse noi stavamo parecchio meglio qualche mese fa. No, perché si è fatta tanta ironia, era noi, tendenziosa da noi la era domanda, più ma... dettagliato tutto. Da noi era tagliato sull'Inter, c'è un po' questo alone di nebbia che non si capisce come stanno le cose, cosa vuol fare il loro proprietario. Da noi invece era dettagliatissimo, non so se ricordi. Io sì. Sì, sì. Guarda, tre anni abbiamo passato a parlare più di bilanci. È stato un calvario lungo. Sì, mamma mia, finalmente ne siamo fuori. Però no, perché ragazzi, quest'anno magari si vince lo scudetto anche arrivando secondi, non lo so, io ve la butto lì. Ah, ma tu la stai gufando, però noi ovviamente facciamo gli auguri a una squadra simpatica, una squadra che non è mai stata in B, una squadra piena di persone oneste. Che ha già vinto lo scudetto, una squadra soprattutto caratterizzata da un allenatore molto corretto, simpatico e gioviale. Ma te lo immagini se gli portano via il mai stato in B? Guarda che è una cosa tragica. No. Gli resterà completo. Posso dire che due palle questa volta. Esatto. Venendo a cose invece più belle, tu prima dicevi non ci voleva il Manchester nelle urne. Qualcuno invece ha detto queste sono il tipo di partite per cui viviamo, per cui il Milan deve vivere. No, allora, se l'ho detto mi sono espresso male. Ho detto che era l'avversaria peggiore che ci poteva capitare con forza.
o una delle due più difficili in quel senso lì. Dopodiché, per carità, sono d'accordo con chi ha detto che se vuoi fare andare avanti in Europa League è giusto affrontare queste squadre. Per certi versi fa meno male farsi male agli ottavi di finale che in semifinale o in finale, quindi non dico che festeggio, per carità, sarei stato più contento nell'affrontare una squadra più abbordabile, cioè tutti in Europa League, però va bene. Non credo che siamo una squadra che possa vincere l'Europa League, quindi bene, tutto sommato, che già si affronti in ottavi di finale una squadra così difficile. Mi dispiace che l'affronteremo sicuramente senza Ibrahimovic e probabilmente senza Çalhanoğlu, e temo probabilmente senza Bennacer. Ecco, l'avrei voluto affrontare con la migliore squadra possibile, invece non sarà così. Questo un po' mi gira le scatole. Eh sì. Infatti non ti sento neanche. Intanto qui Alessandro Mezzi dice: Andrea, quando è che facciamo una stanza su Clubhouse per parlare di me? Ho visto che ti sei lanciato in Clubhouse, del resto tu sei socialissimo, anche come Radio Rossonera abbiamo cominciato a muovere i primi passi. Come ti trovi su Clubhouse? È divertente ragazzi, è divertente, non fai dei numeri enormi perché ancora c'è poca gente, devi avere solo l'iPhone, però io che amo fare radio mi diverto molto e ti dirò e vi dirò che c'è anche un'affluenza e un pubblico molto più garbato. Quando vai su Facebook, sarà che io ho dei numeri enormi, ma anche voi siete molto forti, bene o male later lo trovi. Sì. Clubhouse no, perché sai, su Clubhouse ci deve essere il nome e il cognome, devi parlare e devi avere il coraggio di dire: Edoardo, mi stai sulle palle, Andrea, sei un cretino, e quindi in qualche modo già selezioni parecchio l'auditorium, e quindi mi piace, mi diverto. Ma secondo te è destinato a crescere oppure come tipo di social network? Lo vedo meno forte di un mese fa, può darsi che sia stata una bolla, ma credo che quel furbacchione di Zuckerberg stia pensando a fare una Clubhouse targata Facebook. Twitter mi sa, anche su Twitter, esatto, ho visto che ci esatto. sono già i vocali. Se usi quello, allora si apre un mondo molto divertente, perché su Facebook può funzionare. Clubhouse rispetto a due settimane fa mi sembra che abbia meno spinta, sì. Qui arrivano intanto un sacco di commenti a proposito di Tonali. Ecco, Andrea, visto che ne abbiamo parlato tanto in questa trasmissione, dall'ultima volta che ci siamo visti direi che c'è stata una buona crescita di Sandro. Sono fiducioso, è un giocatore da tenere stretto, non è minimamente al 100%, però diciamo che è passato dal 40-50 a quel 60-70, che è già qualcosa. Deve crescere in fretta perché Bennacer ha troppe ricadute e quindi diventa indispensabile. Poi sentivo prima Bennacer sfortunatissimo comunque. Sentivo prima Bea, prima che perdesse il microfono, che sosteneva che Çalhanoğlu può rientrare prima. Lo spero anch'io. Se avete novità su Bennacer e Çalhanoğlu, ditecelo, perché sono molto in apprensione in questo senso. Poco. No, poco. Regia, abbiamo, mi sa, dei problemi con il microfono, col microfono di Bea. No, di Bea, abbiamo dei problemi con il microfono di Bea. Cosa dicevi, peccato, su Bennacer? No, niente. Allora niente, adesso ve lo dico. Io no, non ve lo posso dire perché non lo so. Sicuramente quello che posso dire è che Bennacer nella prima parte della stagione ha fatto una gran prima parte di stagione. Lui e Çalhanoğlu erano un po' le due fonti del gioco del Milan. Andrea, sicuramente aver perso Bennacer è una grave perdita da quel punto di vista, se in più ci mettiamo Çalhanoğlu. Però il Milan di quest'anno, c'è il concetto di resilienza, secondo me l'abbiamo fatto nostro e abbiamo affrontato le difficoltà rigenerandoci nelle difficoltà, tant'è vero che qualcuno dice paradossalmente quando abbiamo iniziato a recuperare la maggior parte degli infortunati i risultati hanno cominciato a scarseggiare. Ovviamente penso che sia solamente un caso, però sul fatto che siamo diventati veramente squadra, sul fatto che siamo diventati veramente resilienti, quindi che ci sappiamo adattare alle varie situazioni, direi che questo ormai è più che evidente. Totalmente d'accordo, e lo dicevamo anche prima, noi abbiamo cominciato a perdere partite quando avevamo la rosa perfetta. In realtà è una coincidenza, Edoardo, ma non solo. Perché è ovvio che se tu recuperi i giocatori quando li recuperi dopo 2, 3, 4 settimane o più non sono subito in forma. E quindi noi ci siamo trovati per esempio con lo Spezia con dei giocatori che erano fermi da troppo tempo e non erano minimamente in condizione, penso a Bennacer, penso a Çalhanoğlu, ma lo stesso Ibra non era al top, quindi c'è stato anche quell'elemento. Dopodiché sì, è vero, noi dal Sassuolo in poi, quindi dopo il dramma, dopo l'infortunio abbastanza grave di Ibrahimovic, abbiamo dimostrato di essere una squadra, e spero
che questo meccanismo scatti da domani in poi, perché noi siamo attesi da tre, lasciamo stare l'Europa League, ma siamo attesi da tre partite decisive, Udinese, Verona e Napoli, che affronteremo senza dei big. Questo è vero, però io penso che sia già scattato, nel senso sarei stato molto più preoccupato se contro la Roma non riuscivamo a invertire la rotta. Tutto sommato è stato un momento buio, ma la reazione è quella che secondo me ci deve far più sperare per il futuro, perché comunque l'abbiamo detto, arriviamo da un anno in cui Milan ha giocato un calcio meraviglioso, ha fatto più punti di tutti. Il problema è che è un anno che sta a cavallo tra due stagioni sportive, quindi di fatto a maggio si decide che cosa, o si vede, si vedrà che cosa ha fatto il Milan di Pioli e soprattutto quali risultati ha ottenuto. Che di fatto... Sì, siamo comprensibilmente un po' stanchi, un po' più degli altri. Pioli l'ha detto dopo la partita con la Roma, siamo la squadra che ha giocato di più in Italia e questo è un dato di fatto. È vero quello che dici tu, è già riscattata la molla. Con la Roma si è vista una grande ripartenza. Diciamo che io voglio essere certo che questa ripartenza sia ormai strutturale, quindi aspetto la gara con l'Udinese e col Verona, dove entreremo in campo a prescindere senza due o tre giocatori che non solo sono molto forti e lo si sa, ma sono anche dei trascinatori, perché Ibrahimovic, anche quando gioca malino e gli capita, è uno che lo vedi e sei costretto a giocare bene perché altrimenti ti riempie di mazzolate, metaforicamente parlando, per carità. Senza lui bisogna che la squadra sia molto matura, quindi la gara con l'Udinese di domani sera secondo me ci dirà molto. Ma tra l'altro chi lo sostituirà secondo te? Leao? Allora, se recupera Rebic, e per fortuna sembra di sì, credo che giocherà Leao punta, Rebic a sinistra, a centrale Brahim Diaz e a destra sarà Mahrez, credo, Bea, non so se sbaglio. Sì, domani sera dovrebbe giocare proprio Leao, Brahim Diaz, Salah Mahrez e Rebic. Ho vinto. Vi spiego perfetto. Quello che ha Bennacer, che sono ripresa. Sei debitrice di un aggiornamento. Bennacer non ha una ricaduta, l'abbiamo spiegato anche ieri durante il talk, ha delle cicatrici nel muscolo che pizzicano e lui tutte le volte pensa di essersi fatto male, ma in realtà è il muscolo che non è ben disteso, è come se fosse contratto. Gli stanno facendo delle terapie apposta per fare tornare questo muscolo un po' più dinamico. Ma quindi c'è anche una componente mentale, psicologica? No, non è mentale, proprio sono cicatrici che a lui danno fastidio, però gli danno lo stesso dolore di una ricaduta, come quando ti strappi. Ma i tempi, Bea, di Bennacer, di Çalhanoğlu, anche se nel secondo caso è difficile perché non si sa bene, tu cosa dici? Ma Çalhanoğlu secondo me non è così, così grave. Anche perché nel comunicato non c'è la classica frase controlli tra 10 giorni, lo analizzano giorno dopo giorno. Bennacer dipende se queste terapie che gli stanno facendo hanno subito effetto, però è un infortunio un po' strano. Sicuramente la sfortuna, cioè, paradossalmente il classico in questo momento c'è la Zlatan Ibrahimovic che tra dieci giorni altre valutazioni e poi vedono. Scusa, quindi lui, Ibra dovrebbe rientrare dopo lo United, mi viene da pensare, dopo la gara di ritorno dello United, fra 3 settimane più o meno. A me sembra molto strano che Zlatan salti il Manchester United. No, ma Ibra però... finito Sanremo torna in forma. Beh, speriamo. speriamo. Che maglietta hai, Andrea? Perché qui ti scrivono che maglietta figa che hai. No, ragazzi, Edo, qui mi deludete, perché io ho sfoggiato per la prima volta la vostra maglietta del merchandising, è la vostra. E fammela, la vedo, perché c'è Kaká Sheva quella lì. Che meraviglia! E questa, e ho anche questa, che è la vostra tazza. Io sono un fedele vostro sostenitore, che meraviglia! No, non ci avevo fatto caso. La mia grafica preferita è quella, storica in cui c'è Kaká e Shevchenko. Mamma mia, ragazzi, Kaká e Shevchenko, tra l'altro... La volevo mettere ieri sera 8:30, non ho avuto coraggio, ma prima o poi ce l'avrò. Dai, ma che... guarda, veramente, anche la tazza, che meraviglia. Va bene, ragazzi, allora siamo già arrivati in chiusura di puntata. Io passerei tutta la giornata a parlare con voi due, ma dalla regia tra un po' mi tolgono l'audio, quindi... Andrea, grazie di essere tornato a trovarci, ti aspettiamo ancora presto. Grazie a voi, quando volete ragazzi, e complimenti sempre. Un abbraccio, complimenti ciao, a te, ti seguiamo, un abbraccio. Ciao ragazzi, ciao. Ringraziamo in regia Alessandro Fiore che ci ha messo in onda anche oggi, la nostra Beatrice Sarti che ha sostituito più che degnamente Emanuele Frigerio. Esatto, dalla stanzina. Lo sto dicendo apposta. Radio Rossonera torna tra un quarto d'ora esatto alle 2, mentre Lunch Press domani puntuale alle 13. Ciao!
Riascolta i podcast delle trasmissioni sulla nostra app oppure su Spreaker e Spotify. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press. Ci vediamo domani ancora, come tutti i giorni, ore 13. Per fare tanti gol insieme.